anticipazioni uomini e donne Tronover, Armando protetto da Maria De Filippi. È da poco stata registrata una nuova puntata del Tronover di Uomini e Donne. Si è trattato, come era prevedibile e come è avvenuto in tutti gli altri programmi televisivi, di una registrazione un po' diversa dalle altre. Infatti non tutti gli uomini e le donne dei due parterre erano in programma, ma molti sono rimasti a casa in maniera tale da fare spazio ad un posizionamento delle sedie che consentisse di tenere i partecipanti a un metro di distanza. Anche il Tronover di Uomini e Donne quindi inizia a seguire le regole legate al coronavirus. Il pubblico era assente e i presenti non hanno mai potuto avvicinarsi più di tanto, con sedie sempre lontane e balli sospesi. Ad ogni modo lo spettacolo è andato avanti ugualmente e la nuova puntata si è aperta con l'ingresso di Gemma. Come al solito la donna si è lamentata in un video del comportamento di Tina nei suoi confronti e poi ha accolto un nuovo pretendente. Questo cavaliere è un nuovo arrivato che si è presentato appositamente per lei e la Galgani ha deciso di tenerlo. Le sue parole hanno fatto pensare che volesse proseguire con la conoscenza e che il suo corteggiatore la attraesse. Si è poi passati a Veronica, la quale è uscita con Giovanni. Apparentemente le cose sono andate bene tra di loro, ma poi si passa a parlare di Andrea, che dopo essere uscito diverse volte con la Ursida, adesso ha deciso di intraprendere una conoscenza con Valentino Autiero. Veronica allora è intervenuta per dire che Andrea dovrebbe vergognarsi, dato che è uscito con un'altra ragazza fuori dal programma, durante la loro conoscenza. A questo punto è intervenuta anche Valentina, che ha detto che Andrea non è assolutamente questo tipo di persona e che certamente le accuse erano false. Sono poi intervenuti Gianni e Tina, che invece hanno creduto alle dichiarazioni di Veronica e si sono scagliati in modo duro e aggressivo contro Andrea. Quest'ultimo ovviamente si è difeso il più possibile. Intanto alla fine è intervenuto Armando per dichiarare di aver riflettuto dopo le parole di Maria De Filippi. Incarnato ha deciso di chiedere scusa a Veronica per le parole che ha utilizzato contro di lei nell'ultima puntata. Ursida però è apparsa ancora molto offesa e ha deciso perciò di non accettare queste scuse, che non le sono sembrate sincere. Ma tornando al discorso Armando Incarnato, subito dopo la messa in onda della puntata, nella quale Maria De Filippi ha accusato il partenopeo di intervenire sempre a sproposito ogni qualvolta una donna che ha frequentato si siede al centro studio, lui si è sfogato sui social scrivendo questa frase e citando il Vangelo Giovanni, terzetto 8,3. Chi è senza peccato scagli la prima pietra. Ca, tutti santi e tutte sante. Perdona loro perché non sanno quello che fanno. Ebbene, è inutile dire che dopo queste parole sui social si è scatenato un grande putiferio. Ma per concludere il nostro discorso vi vogliamo invitare a riflettere. Maria De Filippi che ruolo ha in tutto questo? Se vi ricordate lo scorso anno accade lo stesso putiferio in studio, ovvero quello tra Noel e Armando. In quel momento sembrava proprio che la conduttrice Pavese avesse cacciato per sempre dallo studio il cavaliere partenopeo. Invece così non è stato. A oggi l'ha ripreso perché non sopporta il fatto che ogni qualvolta faccia piangere le dame del parterre femminile raccontando ai presenti qualsiasi cosa con l'intenzione di mettere la protagonista in cattiva luce. Ma quello che ci chiediamo è: Armando fa parte della redazione e non lo sappiamo? È stato assunto proprio per creare certe dinamiche? Se ci pensate, lui è sempre in mezzo a dei triangoli, proprio come accade con Beautiful. Brooke, Ridge, Bill. Perché la signora Costanzo, tutte le volte che è accaduto qualcosa di non chiaro in trasmissione, ha sempre preso provvedimenti e in questo caso si arrabbia, ma non fa nulla per evitare ciò? Allora, davvero è basato tutto sugli ascolti? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.